casa aveva 10.000 scalini, 1.000 anni e più di 100 bambini. La casa aveva certamente due porte, una in faccia al sole e l'altra che ci pioveva sempre forte. E in ogni stanza c'era più di un letto per gli amori belli e quelli da non dire. E certamente c'era un tetto rosso e muri bianchi per starci a ridosso. E muri bianchi per starci a ridosso. E anime ad andare a venire, era un gran bel camminare. Gente che doveva lavorare alla fermata delle 7 sotto i cappotti e sopra le biciclette. C'era la scala che saliva al terrazzo, 40 metri di vicinanza al cielo, per vedere le stelle d'agosto, che ci sembravano un velo, che sembrano comunque un velo. Una donna che scrisse a qualcuno: io non ti voglio e non ti voglio più per niente. Lui rotolò giù da quel cielo sbagliato di marzo, quel suo amore già comunque morente, quel suo cuore già comunque morente. C'era un uomo che non ci aveva pensato ancora, e c'ero io che non avevo capito niente, ma sapevamo che non era tardi per tutti e due, così ugualmente. E avevamo poche canzoni, ma duravano tutto il giorno. Gli facevamo fare andata e ritorno, facevano andata e ritorno. Sì, facevano andata e ritorno. La casa aveva 10.000 scalini, 1.000 anni e non so più quanti bambini. Bambini operai tutti dentro al portone, aspettiamo che spiova signor padrone. Aspettiamo che spiova signor padrone. Aspettiamo che spiova signore. Noi aspettiamo che spiova.